Oggi fiocchi bellissimi. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi insieme dei fiocchi bellissimi in carta, carta velluto, carta glitterata, carta disegnata o anche semplicemente carta di giornale, per dei fiocchi che hanno una riuscita e una resa fenomenale. Non ci credete? E allora, innanzitutto lasciatemi un pollice in su sulla fiducia, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti al canale e sulla campanella per ricevere le notifiche per ogni video nuovo di Arte per te. Poi venitemi a trovare su Facebook e su Instagram, i link li trovate qui sotto, ma soprattutto spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come creare dei fiocchi fenomenali con quattro pieghe. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro fiocchetto perfetto in 3D solo con la carta. E allora, della carta con una bella fantasia, io ne ho qui una glitter nei toni del verde, ma potete usare qualunque carta voi abbiate, anche la carta da giornale, e un cutter. Iniziamo subito. Create un quadratino che sia 15x15. Se lo volete più grande di questo, basterà allargare le proporzioni. E allora procediamo con il piegare a metà il quadratino, così, e schiacciare con la parte retrostante del tagliabalza ben bene le pieghe. Quindi, una volta piegata a metà, tiriamo giù l'angolo esterno verso il basso, facendo combaciare il margine laterale con il margine inferiore, così. Non appena si toccheranno, potrete tirare giù la piega e fare girare il foglietto e fare la stessa cosa con l'altro margine. Quindi avremo un angolo voltato da una parte e un angolo voltato dall'altra parte. A questo punto poniamolo davanti a noi e apriamolo a rombo, così, e schiacciamo le pieghe. Quindi portiamo in avanti la punta superiore per circa un centimetro in questa parte e schiacciamo ben bene. Questa è la piega più importante di tutto il lavoro. Quindi schiacciamola bene, dopodiché piano piano apriamo il foglio. A questo punto calchiamo meglio il quadrato centrale che si è venuto a creare. Abbiamo questo quadratino, abbiamo le diagonali, dobbiamo far combaciare le diagonali l'una sull'altra, così portando indietro la linea centrale, ok? Da una parte e anche dall'altra, quindi portiamo indietro la linea centrale e facciamo combaciare così le diagonali. Quindi quello che avremo, voilà, sarà questo, e portiamo in dentro così, in giù, voilà e voilà, ok, così. Quello che avremo sarà questo. Quindi, come abbiamo fatto? Ripassiamolo. Abbiamo il quadrato, la linea che lo taglia in mezzo e le diagonali. Noi dobbiamo fare combaciare le diagonali portando in basso le linee. Quindi pieghiamo da una parte, così, e pieghiamo dall'altra parte, così. Si deve creare questo taglio davanti e chiudersi così. Mettetelo casomai a rallentatore, ve lo faccio vedere un'altra volta. Quindi quadrato, linea che lo passa in mezzo, così, e le diagonali. Noi prendiamo e chiudiamo la linea in mezzo, facendo combaciare le diagonali, si verrà a creare quest'angolo all'interno del quadratino. 1 e 2. Voilà. A questo punto poggiamo sul piano e pieghiamo queste alette.
carte libere, pressandole molto bene, e due, sarà facilissimo perché si formeranno automaticamente, quindi giriamo dall'altra parte e pieghiamo le altre alette libere. A questo punto, con molta delicatezza, apriamo il quadrato. Voilà, e dinanzi a noi si sarà creato questo gioco con questo tastino sopraelevato che andremo semplicemente a schiacciare. Così. Ora, questi foglietti saranno con questa aletta e dovremo tagliarli lungo appunto tutto il corso dell'aletta, così, da una parte e dall'altra. In entrambi i quadratini che hanno l'aletta, voilà, quindi liberarli. Adesso giriamo ed eliminiamo questo settore del tutto, quindi con un tagliabalza semplicemente lo togliamo, voilà, e facciamo la seguente: pieghiamo sino al centro uno di questi lembi, poi giriamo dall'altra parte e pieghiamo anche l'altro, così, lasciandoli leggermente sovrapposti in modo che il bianco della carta di fondo non si veda più. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi pieghiamo fino al centro. Bene, e anche dall'altra parte fino al centro, e chiudiamo. A questo punto giriamo il nostro fiocchetto e prendiamo i nostri lembetti ed infiliamoli al centro del fiocco, così, uno e due. Quindi tagliamo la parte centrale, così, prendiamo la parte centrale e pieghiamola all'interno un po' e un po', così, e anche dall'altra parte un po', un po', così. Quindi con un paio di forbici pratichiamo un taglio a rondine, uno, e due, e il gioco è fatto. Il nostro fiocco è bello e pronto per abbellire qualsiasi nostro pacchettino. Basterà un puntino di scotch biadesivo sul retro per attaccarli dove meglio crederemo, e verranno dei fiocchetti da abbellimento veramente veramente graziosi. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Se vi va, lasciate adesso un pollice in su. A dopo, ciao! Visto che facili i nostri fiocchi, senza colla, senza nulla, basta solo un po' di carta e tanta creatività, un po' di manualità e un po' di pazienza, e vedrete che il gioco è fatto. Il primo vi risulterà un po' complesso, specialmente nella piega centrale, ma poi vedrete che uno tirerà l'altro e farete i vostri fiocchi come se non ci fosse un domani. Infiocchetterete tutta casa. E allora, se questo video vi è piaciuto, infiocchettatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. E soprattutto ritroviamoci sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta
ed Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!